Ciao a tutti, ragazzi, Alberto Switch Gaming. In questo video sarà il video delle combo con il pack che è tornato di recente, Carpa Assassina. Ora, io questo pack ce l'ho dalla prima uscita, come potete vedere da qui non c'è nelle skin che ho preso negli ultimi 30 giorni. Quindi l'ho preso alla prima uscita, questo sto tranquillo. E sono un po' così indignato che sia tornato, perché è tornato per il fatto che delle offerte appena pescate, che ne ho parlato ieri, nel video di ieri, quindi se volete shopparvi qualcosa e non sapete, andate a vedere quel video. E secondo me non è giusto che sia tornato perché era un pack stagionale. È come se mo tornasse uno starter pack, quindi boh, mi sembra una cosa stupida. Pure perché non è una sorta di bug. Esempio, io Asso e compagno di volo, che sono i starter pack di Season 4 e Season 5, ce li ho. Per un via di un bug che sono riuscito a sfruttare nel breve lasso di tempo in cui era attivo, però è proprio stata una svista. Questo invece è stato intenzionale come cosa. Senza occhiali è carino. Proprio, ha la faccia arrabbiata, non è da tutte le skin. Backpack, prese l'espressione, credo sia copiata da quello di quello militare, non mi ricordo il nome. Distruttore dorsale, questo è carinissimo. Quando l'ho visto nell'X me lo volevo prendere sta skin solo per il backpack. Ora non lo farei ovviamente, però lo trovo proprio carinissimo. Vabbè, io vi ho detto tutto bene o male. Andiamo a vedere le mie migliori combo con Carpa Assassina e Distruttore dorsale. Però aspettate alla fine del video perché ci sarà una piccola sorpresa. Prima combo Carpa Assassina, ve le farò vedere subito con entrambi gli stili, quindi sia con Carpa Assassina con o senza gli occhiali per rendervi conto. Backpack Crepuscolo, non pensate male, che mi piace perché riprende le parti nere e anche questo, non lo so, questo stile focoso, lavico, che richiama l'arancione ovviamente. Arte del Drago, sempre per questo stile templico, che va un po' a puttane con il pollo, sia per risaltare l'arancione che la sua parte ignorante. Lava come scia. Beh, il pollo l'ho messo un po', oltre perché ci sta bene, per nostalgia, perché Season 8, che è un po' combatte ma Season 8, io lo usavo sempre sto deltaplano, pure se poi l'ho rimborsato e l'ho ricomprato. Lava ci sta da Dio, secondo me, e anche Luciferino non è male. Adesso vediamo la skin senza occhiali, ci sta bene anche così. Seconda combo con Carpa Assassina, Backpack Vuoto Oscuro, perché è sempre un agente, quindi come se fosse, non lo so, un contenitore della tempesta, un qualcosa del genere, una roba top secret, comunque per i colori spaccano. A parte il viola che dà colore. Piccone lama di strada, deltaplano stanga di Homme, quello di Jules, scia specialista dello speologo, che questa scia mi piace abbastanza perché si abbina molto bene, sia le skin militari che quelle arancioni barra nere, comunque ci sta abbastanza bene. E mimetica quella di Asparti, fiamme triangolari, vediamo la combo anche nel secondo stile, che comunque anche qui non è che cambia molto, per curiosità io più che altro. Backpack, borsa emergenza, piccone, zucca spacca tutto, che pure se quel verde un po' risalta, se per sé lo stile ci sta. Deltaplano, mastino delle ombre se non sbaglio, no, predatore delle ombre, quindi bello, prende le parti arancione del motore. Alfabeticamente come scia, riprende pure le parti arancione del backpack. E mimetica alias Teschio. Prima combo col backpack distruttore dorsale. Skin supersonico nel primo stile. Backpack distruttore dorsale, non lo so, mi fa ridere, è come se fosse l'assistente. Mi piace un sacco. Notate il dettaglio del ciuccio, che dopo lo riprenderemo. Con il nuovo artiglio del drago, però ci sta davvero bene con questo set. Però so che molti non lo hanno, quindi è un po' difficile che ce l'abbiate. Riprende il blu sul jet, comunque è un aviatore, quindi ci sta bene. È un jet, cioè ha anche senso. Come se si buttassero per andare in missione con l'assistente, mi piace un sacco. Scesso in dardo volante. E mimetica feroce. E anche qui riprende le parti blu. Però ho voluto risaltare la pelle, diciamo. Ho voluto risaltare il pesciolino qui. Questa combo mi fa molto ridere. Perché ho pensato a come. Che tipo entra in una banca e fa: ma di notte questa è una fottuta rapina! Il backpack. Va, piccone spaccanino, lo ci sta da Dio, tutto con i pesci. Deltaplano, incrociatore corallino, quello di pesce secco. Scia nuoto aereo con i pesci. E mimetica corrente marina, comunque sempre il tema acquatico. Ultima combo col distruttore dorsale. Quindi abbiamo Star-Lord, che perché riprende le cuffie. Come piccone, spriciola bunker.
Deltaplano, fortiva volante, infatti. Scia, tuffa il burro e mimetica di nuovo Luciferino, che ci sta molto bene. E quindi, ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video combo. Spero che possa sia un pacco su cui sono rimasto abbastanza indignato. Ringrazio Jack che mi ha regalato questo deltaplano, davvero grazie, un botto, è fighissimo. Ero indeciso se prendermi Empress. Ditemi nello shop, cioè nei commenti, se ho fatto male, però ho deciso di non prendermelo. Per quanto mi fa male al cuore, ho deciso di non prendermelo. Quindi, per il momento, io non ho nient'altro da dirvi, e allora, ragazzi.